Lo fai tu? Guarda che lo lascio, te lo giuro che... Però devi seguire il countdown. Vai, il countdown è fondamentale. Sì. Dai, allora, 3, 2, 1... Ciao a tutti! Vai. Non era 1-0, era l'1. Lo so, ma l'ho aspettato per vedere se facevi tu il ciao a tutti. Ma loro dovevano andare insieme, anche io aspettavo te. Questa parte la lascerò perché era troppo divertente, ma tu che faccia il countdown e poi è bloccato così. Ma ti sei bloccata anch'io. Comunque, ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti in un nuovo video Ask, come avevamo promesso. Assolutamente. Seconda parte. Quindi tutto il resto delle domande che non abbiamo risposto l'altra volta. Esatto, e queste secondo me sono, cioè le altre erano personali, okay. Ma queste... sono ancora più personali, ancora? Quindi ancora molto più personali. Quindi secondo me dobbiamo iniziare subito per fare in modo di non avere una terza parte di questo video ask. Anche se la vogliono, Matteo, però. Matteo adora fare video ask, come video assaggio ormai. Ormai quello è il mio pane quotidiano. Sì, a lui gli piacciono i video ask. E queste domande secondo me ti piaceranno. Sì? Sì, bene. Anzi io inizierei poi perché perfetto, mi sto perdendo l'ora. Via. Allora, la prima domanda in realtà l'ho segnata perché mi sembra che ogni volta mi leggono nel pensiero, okay. Adesso ti stupirai perché è proprio una cosa di cui abbiamo parlato e tutto, sì. Ed è una domanda meno cioè non meno personale, è una domanda diversa dalle altre che poi ci saranno. Ok, sono un po' confuso. Ok, allora, basta con la Puglia, quest'anno venite in Sicilia, cioè noi ne abbiamo parlato. Ascolta, non lo so, sono telepatici con me perché noi ne abbiamo parlato tipo un mese e mezzo fa. Sì, poco tempo fa, cioè, esattamente. Abbiamo proprio detto non la stessa cosa, nel senso che vorremmo fare entrambe le cose. Esatto, quindi stavamo vedendo come organizzarci per il viaggio e per come arrivarci. Perché sapete che ovviamente io anche il fatto di stare 24 ore in nave mi viene male e quindi... E anche tante le ore in macchina e comunque da capire diciamo come dovevamo organizzarci per arrivarci, perché la Sicilia è una meta in cui vorremmo noi visitare. Noi sì, che avevamo assolutamente messo in conto di visitare e cioè speriamo di riuscire a fare entrambe, quindi a me sapete che piace tanto tornare in Puglia e quindi... Spero di riuscire a fare entrambe, però tu sei già stato, no? In Sicilia ci sono stato in crociera, ah, però in crociera. Ci sono stato poche ore dello sbarco. Io quindi... non ci sono mai stata, vorrei tipo andare a mangiare il cannolo siciliano, la cassata, la granita, visitare tutti tutto, i tempi, ma tutte... ho anche già un elenco di cose buonissime che voglio mangiare, quindi... chissà come faremo, dobbiamo cercare di capire. In effetti vorremmo tornare anche in Puglia, ma forse anche in Sardegna, quindi tanto mare quest'estate. Sì, tanto quindi... mare in Italia quest'estate, adesso sono le ultime parole famose come tutte le volte che dico io qualcosa. No. Però sì, abbiamo questi programmi. Sì, e quindi visitarci tutte le zone di mare. Incrociamo le dita e speriamo in bene. Seconda domanda, qui già andiamo un po' più sul personale. Okay. Tornaste indietro, fareste ogni cosa uguale all'interno del vostro rapporto? Sì. Io sì. Tu sì. Tu io sì. Io no. No. Però no, prima di tu il perché. Ma sì, perché tutto quello che è successo nell'arco di questi 4 anni ci ha portato ad oggi ad essere così. E ha già fatto uno spoiler di un'altra delle domande, ma veramente oggi c'ho la pelle. Ma non le sono le hai domande. Già fatto un altro spoiler, ma va bene, ci stava tanto più o meno quella... Quindi tu rifaresti tutto uguale. Sì, beh, ci ha portato a essere come siamo oggi, uniti come siamo oggi e quindi una sì. Bellissima cosa. No, è un punto di vista. Cioè, è un punto di vista che condivido, okay. Ma in realtà ci sono alcune cose che io sinceramente eliminerei, quindi che con l'esperienza, col senno di poi che non serve mai a niente perché certo. Coi sei ma non si va da nessuna esatto. Parte, ma... Con la coscienza di adesso diciamo che impedirei a determinate persone, sì, diciamo così, sì. Di intromettersi, ecco, farei in modo... Situazioni. Situazioni, persone, situazioni, sì. Persone, però insomma farei in modo che... Sì, impedirei di intromettersi, beh, è giusto. Sì, ci sta anche come tuo pensiero. Non che abbia cambiato, cioè, perché no, tutto per ha portato carità, a questo. Però se si può sempre migliorare, perché sì, negarselo. Sì, col senno di poi certamente. Alla fine, cioè, qualcosina la cambierei in quel senso lì, non nel tipo di modo sì, in cui abbiamo... parlandone anch'io col senno di poi, sicuramente, però diciamo che tutto quello ha portato ad ora, quindi va benissimo. Terza domanda, qui avevo già fatto lo spoiler, perché da quanto tempo esatto state insieme? Ma non lo sapevano già, ma non lo sapevate. Vabbè, però era più carino, il giorno... Preciso. Che giorno era? Preciso, lo sa il giorno. Allora, estate... Dai, che lo sai, che è anche il giorno dell'anniversario di matrimonio. Sì, il 14 luglio, ma fammi fare un po' di... devi fare...
il 14 luglio 2020. Ok, quindi nel 2024 saranno 4 è quello anni. Che volevo arrivare. Ah, okay. A luglio, quindi il 14 luglio 2024 saranno 4 anni esatti che siamo insieme. E 2 anni di matrimonio. E 2 anni di matrimonio, perché noi ci siamo sposati, vabbè, questa cosa penso di avergli fatto una testa così, poverini, però ci siamo sposati il giorno del nostro anniversario. Sì, quindi facilissimo da ricordare, secondo me. Comunque oggi hai evitato i piedi e i calci, mi stai colpendo con la sedia costantemente, col bracciolo. Poverino Matteo, ogni volta che finisce questi video ask non ne può ma più. Ma poi è sempre con un metodo diverso, quindi prima il piede, poi la gamba, poi il tavolo, dappertutto. Poi, e qui a proposito di anniversario, cosa farete il prossimo anniversario, quindi il nostro quarto anniversario? No spoiler. No spoiler. Sì, non si può dire, deve essere una sorpresa. Appunto, non spoiler anche per te, non per loro. Quindi lo vedranno dove? Nel video, nelle cosa vuoi fare? Cioè vuoi fare Non ti do nessuna indicazione, perché lei gli dai un indizio, lo indovina. No, ma poi io comincio a fare tutte le domande tranello. Poi inizia a farsi tutti i piani, allora quello non è, quello è, quello così, e poi inizia a dire cose un po' così per buttarle. E lui si confonde ogni volta. Quindi niente, non vogliamo, magari loro vogliono sapere qualcosa in più. Non allora io, in privato glielo dirò. Allora in privato, cioè. Tu non potrai sapere. Manca un po' di tempo. C'è tempo, sono sì, 2 mesi. Cosa però. Potrebbe essere? Meno di 2 mesi in realtà, ma cosa potrebbe essere già? Sì, io. Oh, ma è qualcosa qui, via, c'è proprio niente vuoi dire? È qualcosa. È qualcosa. È qualcosa. Vabbè, passiamo alla prossima domanda. Prossima domanda. Adesso resterò tutto il video già a pensare a cosa voleva dire. Ma tu volevi fare qualcosa? No, io aspettavo te, ovviamente. Allora la domanda l'hai messa apposta per... Certo. Ah, ecco. Vado alla prossima domanda. Prossima domanda. Next, please. No, thank you, next. Come si dice? Quella cosa... So. Thank you, next. Vabbè, andiamo alla next. Prossima domanda. Anche questa domanda è molto bella. C'è qualcosa che ha limitato la vostra relazione, quindi avete dovuto cambiare, tipo a livello caratteriale, immagino, o comunque comportamentale? Okay. Per me sicuramente sì, perché per me era la prima convivenza con un'altra persona, quindi adattarmi ai ritmi di un'altra persona, alle abitudini di un'altra persona. È vero. E poi anche i gatti, che non avendo mai avuto animali domestici. Esatto, anche quello, tutto. Che poi adesso, cioè, a vederlo adesso, lui sembra proprio che li abbia avuti sempre, per come è bravo con i gatti. Sì, però all'inizio non sapevo bene come muovermi, come comportarmi con loro, orari, le loro abitudini, certo, gli orari, il loro cibo, cioè tutte cose che ho dovuto imparare nel tempo. E adesso è più quindi... esperto lui, cioè davvero sembra che lui abbia sempre avuto dei gatti, perché li conosce, si è affezionato tantissimo anche ai gatti, cioè, e anche loro a lui fin troppo, perché delle volte proprio mi snobbano, non gli interessa proprio che esistono. Ma chi è che gli dà il cibo? È lui, cioè questa è una cosa che ha iniziato a fare lui per arruffiararseli, corromperli un po' col cibo. Però sì, quello per me sono stati tanti cambiamenti, non grossissimi, ma comunque che no, perché ci siamo integrati bene, molto bene, quindi è stato molto facile anche il cambiamento. Però comunque c'è stato. Io quindi... non lo so sinceramente, forse ho rallentato un po' i ritmi, perché ero molto frenetica, molto presa. Sì, diciamo che appunto ho rallentato i ritmi, perché secondo me quello poteva essere qualcosa che influiva negativamente sulla relazione. Cioè volevo avere più tempo per vivermela al meglio, però non è stata una cosa che mi è pesata, cioè è venuta molto naturale sinceramente. Sì, col tempo, poco tempo in realtà. Sì, poco tempo su quell'aspetto mi sono proprio, cioè sono cambiata, ma sì. Secondo me è un cambiamento positivo che anzi avrei voluto fare, avrei dovuto probabilmente anche fare prima, però il tempo al tempo, insomma. Passiamo alla prossima, il regalo più bello che vi siete fatti a vicenda, e qui inizio io. Okay. Assolutamente, perché è tipo super recente il viaggio a Disneyland Paris, che era proprio... nei miei sogni, chissà perché, non ero mai riuscita a realizzarlo, evidentemente questo era il momento giusto, non lo so. Può essere, per me è stato un bellissimo viaggio, sì, una bellissima esperienza, un regalo insieme, pazzesco. Bellissimo. Tra l'altro qui ci stanno arrivando dei segnali, perché appena ho parlato di Disney voi non l'avrete sentito, ma è partito tipo l'allarme, quindi di solito quando succede così vuol dire che vuole confermare quello che stavo dicendo. Invece il tuo regalo più bello per me... Sì, quello che tu hai preferito dei regali che io ti ho fatto. Assolutamente, credo che sia il computer.
perché mi ha svoltato veramente tanto a livello lavorativo, mi ha permesso di essere molto più... Sì, più produttivo, più ma in... E anche lavorare meglio, sì, perché avevo un computer molto vecchio con cui lavoravo e un portatile che comunque non elaborava bene le informazioni, mentre col nuovo computer mi ha cambiato completamente, quindi è stato change mind, tipo, change life. Changing life changing. Cioè, noi veramente queste cose non le taglierò, ma fanno ridere. Tra l'altro... Questa sedia fa sempre più rumore, sarà perché sono sempre più qua, nel frattempo loro mi vedono che io sono sempre più fuori. Perché... Però, cioè, fa rumore, va cambiata, e ne ho già addocchiata una, che è qualcosa di pazzesco, poi ve la farò vedere nel prossimo vlog. Così è più grande, più piccola? È più piccola, ma è un po' più pelusciosina, bellina, quella piacerà un sacco, anche i muitini la adoreranno. Sicuramente. Sì. Comunque anch'io ho, cioè, devo dire che mi ha fatto sempre regali tu molto pertinenti, molto in linea con i miei gusti. Anche tu, sì. Sicuramente, cioè tutti e ci due molto bene, bene. Sì. Però sì, se dobbiamo sceglierne uno che ha cambiato ed è stato molto significativo per me è quello. Per me è Disney, assolutamente, ma ci sono tantissimi regali. Cioè veramente sì. Lui è una persona super super generosa. Il viaggio per Pompei e per la costiera amalfitana. Quello che anche ti era piaciuto tantissimo. Pompei a me è piaciuta tantissimo. Tantissimo, lui si è proprio commosso. Sì, tanto, e quindi sono tante le cose. No, poi abbiamo condiviso talmente tante esperienze che sceglierne una è difficile. Esatto. Prossima domanda: qual è stato il primo argomento di cui avete parlato? E a questa non abbiamo mai risposto, secondo me. Il primo argomento? Sì, io lo so, però voglio che lo sappia lui. No, ma lo sai. Non mi sono indeciso tra due. Vai, dilli tutti e due. Serie TV? Serie TV, check. E bici. E bici, abbiamo parlato sia di Shadowhunters tantissimo in quel momento, perché si vede che l'avevamo appena rivisto o ha finito di vedere, non lo so. Sì, perché io ho visto prima il film e poi la serie, okay. Quindi forse tu l'avevi appena finita. Io che cerco approccio con le serie TV, Chiara 2.0. No, in realtà penso che il primo approccio sia stato con la bici. Sì, cioè che andavo a fare un giro in bici, ti ho chiesto se volevi e venire. E io ho appena comprato la bici, cioè robe assurde perché non era assolutamente vero. Ciclista professionista. Infatti siamo usciti in bici e io pam, subito ho preso una botta al ginocchio con il pedale della bici perché non ero per niente. Ma ti ha fatto male una settimana. Una settimana, avevo proprio il segno, mi ero aperta, vabbè guarda, cioè robe, e poi mi avevi portato a fare tutta una roba. Ma ti eri venduta come se fossi una ciclista professionista, andava sempre in bici. Cioè, non è vero, tipo non toccavo la bici da almeno un anno e mezzo, due, anche perché c'era stata la quarantena di mezzo. Sì. Un sacco di altre cose. E quindi ho detto vabbè, allora andiamo a fare un percorsino un po' più. No, voi non potete capire, cioè non era un percorsino un po' più, era un percorsino con di fianco il dirupo, che a me sembrava un sentiero di montagna. Era un sentiero di montagna, io in bici dopo un sacco che non ci andavo. Cioè veramente è stato ci penso ancora, fa molto ridere. Però dai, ero riuscita a parte essermi un po' fatto male con i pedali, perché un po' mancata ovunque. Anche i pedali strani, quelli un po' più rigidi. Sì, quelli che non hanno la pedalina ma erano un po' più rigidi per mantenere il contatto la scarpa per fare appunto sterrato, e quindi quelli che sono un po' più appuntiti e di metallo duro. Cioè, è stato epico, sì, perché io mi sono venduta come una ciclista provetta. Io avevo pure bucato, tra l'altro. Tu avevi bucato, io poi che tipo mi auto sgridavo perché dicevo: ma perché hai detto che sai andare così bene in bici? Vedi in che situazione ti sei messa. Io tutto il tempo auto sgridavo. Io devo cambiarmi la ruota, non riuscivo. È successo di tutto, ma si vede che erano tutti dei segni, sai come la penso io. Quest'altra domanda è solo per te. Okay. Per Matteo seguivi Chiara prima di conoscerla? No. Perché non usando tanto i social, non è che non seguissi lei in particolare, non seguivo praticamente nessuno, però sapevo chi era, comunque sapevo che lavoro facesse, cosa facesse su internet e su YouTube, ero comunque molto affascinato da questo mondo, dal suo mondo, ma non avevo mai seguita e mai sì, avuto occasione di chiederti anche... Non era una cosa che volevi fare ma che ti incuriosiva a capire come funzionava. Sai che forse durante la quarantena ci stavo pensando. Davvero? Di chiederti sì, più informazioni, perché ma mi affascinava, non io sapevo non pensavo... come funzionasse tutto. Cioè quindi mi pensavi durante la quarantena? O hai sì, cioè mi pensavi, hai esagerato, però... Diciamo che eri l'influencer che conocevo, l'unica influencer che avevo potuto... Che potevi trovare in zona. Esatto, approcciare e chiedere informazioni. Quindi mi pensavi, sì, questa cosa non me l'ha mai detta, mega spoiler, cioè... No, non spoiler, mega, come si dice, rivelazione, perché rivelazione, non me l'avevi sì, mai detto. No, pensavo di sì.
No, mi sa che non siamo mai andati sull'argomento, Ah, ok. perché io non ne parlo tantissimo, cioè sono molto riservata, No, quindi... poi quando ci siamo conosciuti te l'ho chiesto praticamente subito Sì, dopo, e quindi... quindi sì, no, ah, quindi ci avevi Sì, perché non pensato. ero affascinato dal mondo comunque, non seguendolo lo stesso. Grandi rivelazioni oggi. Io comunque sono molto contenta perché oggi stiamo andando molto bene sui tempi, siamo alla quart'ultima domanda e forse non dovremmo dividerlo in un'altra parte questo video. Ultime parole famose. Pensavo ci avessimo messo poco io. Sì, no, stiamo andando molto bene, Ah, infatti. Non lo ok. siamo Allora c'è 20. tempo per farne No, perché non ancora. ne ho segnate così tante. Comunque, passiamo alla prossima, che è anche molto bella. Qui ci chiedono qual è la parola che descrive la vostra storia. Allora, la parola. Non ho mai riflettuto su una parola che ci descriva. Secondo me, se è complementarietà. Avrei pensato coesione, quindi sì. Sì, perché comunque noi Penso. eravamo due persone molto complete, già da sole, diciamo, Assolutamente. singolarmente molto complete, quindi entrambi cercavamo in una relazione di trovare quel valore aggiunto che andasse a dare qualcosa in più alla nostra vita. E in più abbiamo trovato anche alcuni aspetti su cui ci siamo completati, quindi Assolutamente, quindi siamo molto simili su alcune è cose e molto forse. diversi. No, tipo, cioè, fai qualche esempio perché fa un sacco Vabbè, ma ridere. come abbiamo già detto, il cibo. Completamente opposti sul cibo. Sì, anche solo il fatto che tu preferisca le serie TV, io preferisco i film, per esempio. Nonostante il primo argomento sia stato una serie TV, ma lui guarda molti più film, io molte, ma queste sono più banalità, Sì. però... Su cosa tanto diversi Sì, che non forse più siano. sulle banalità che sulle Sì, cose... infatti è per Sì. quello che siamo tanto uniti, secondo me, Sì. perché sulle cose importanti La siamo sulla stessa pensiamo, lunghezza ma d'onda. completamente uguale, cioè a volte davvero anche usa delle parole che userei io, A cioè... volte io inizio un discorso, lei lo finisce perché stavamo pensando allo stesso È discorso. incredibile Quello ogni questa volta cosa. mi sciocca Sì, perché se anche a me, sto pensando una sì. cosa e tu la dici immediatamente, dico no. Adesso, dopo 4 anni, ci sono più abituata, Sì, sì, sinceramente, sì. cioè, non mi... Però all'inizio ero così, ma in che senso? Cioè, lo volevo dire Sì, io! la stessa No, è cosa. Quello è assurdo. Molto, molto assurdo. bello, sì, Mo molto bellissimo. bello. Quindi forse sì, direi complementarietà, Sì. coesione, però serve una parola... Non so, non c'è una parola perfetta, No, secondo è questo concetto, me. diciamo. Di... sì, di essere... Matteo che va sempre più in là, Eh sì, intanto. Io in perché tu. mezzo. Ehi! Non la vedete, ma lei gira un po' con la Sì, sedia, quindi faccio fa tutto anche... così. E io ogni tanto devo schivare il bracciolo che lo vedo con la coda È vero. dell'occhio. Poi qui viene una domanda che volevo saltare, ma l'ho Ok. dovuta inserire perché, per dovere di cronaca. No. Hai mai dimenticato di fare gli auguri all'altra persona per una festa importante? Io mai. Oh, adesso lo sapevo, guarda, l'ho messa perché era giusto per dovere di cronaca. Così farò il mea culpa pubblico e poi non continueremo più con questa storia che la stiamo Tu trascinando. per caso ti sei dimenticata Io qualcosa? purtroppo quest'anno mi sono dimenticata del compleanno di Matteo, nel senso, aspetta perché così, cioè, sanno tutti che sapevo che era il tuo compleanno. La sera prima stavamo guardando la Formula 1 perché era sera tardi, Sì, era erano... No, tardi. non era sera tardi, era mattina presto. Quindi la sera Sì, stavamo andando a giusto. dormire presto perché ci svegliavamo per le 4:30, 5 Sì. e ho continuato tutta la sera, amore, domani è il tuo compleanno, amore, vedrai domani mattina, io e i moitini, tanti bacini, tutto così, tutta la sera. Aspetto mezzanotte per farti gli auguri, poi no, ne dormiamo Crollata alle nove e poco. mezza. Mi sveglio al mattino, ero talmente presa, tra l'altro è la volta del Gran Premio d'Australia dove ha vinto È Sainz. vero, è il Gran Premio Quindi, cioè, d'Australia. potete capire che come abbiamo acceso ero veramente super addormentata. Sì. Quindi mi sono totalmente dimenticata. Poi, tipo, prepariamo il latte per tutti e due la colazione. Così andiamo avanti. 2 ore dopo, finisce il Gran Premio, vince. Io, vai! Dovrei farvi vedere i video. Io aggiorno tua mamma sull'andamento Sì, del Gran su Premio. Lei tutte mi fa gli cose. auguri, tuo Sì. papà mi fa gli Sì, auguri. mio fratello gli fa gli auguri, lui arriva tipo su in camera, io forse stavo poi facendo la doccia, e dice comunque amore grazie per avermi fatto gli auguri, non ci volevo Tutto era credere. 4 ore che eravamo svegli e Non ci lei volevo proprio. credere. No, ma tutta la sera prima ho continuato dicendo domani, ma Eh sì, è per quello che fa più ridere, cioè... perché l'hai continuato per tutto il giorno, non solo la Poi mi sera. sono svegliata al mattino, È fine. proprio. Però comunque glielo ho fatti quasi in anticipo, quindi vale No, uguale. Bisogna... vale, giorno giusto Adesso vale. l'abbiamo detto pubblicamente, non voglio mai più sentire questa storia. Non prometto nulla. Lo so che continuerà a rinfacciarmelo, lo so. Assolutamente. In realtà c'era un'altra domanda, ma rileggendola sinceramente mi stavo un po' agitando per rispondere, quindi magari, visto che adesso, cioè, è più una domanda personale rivolta a me,
per la questione sempre maternità. Magari questa domanda, appunto, visto che è stato un video divertente, Sì. carino, non volevo né intristirvi né intristirmi, perciò magari la lasciamo per un video ask da sola, Ok. così rispondo io perché non so neanche, cioè mi sembra anche di mettere in difficoltà lui, l'avevo segnata, ma no, forse non andava segnata. Quindi, questa volta ufficialmente siamo riusciti a fare un video ask di meno di 40 minuti, incredibile, cioè non devo Io sarei con tagliottare. avrei Adesso continuato continua, puoi facile. fare tu delle domande a caso e Allora, loro rispondiamo. risponderanno nei commenti, mi dasco per loro. Matteo fa l'ask al contrario, praticamente. No, però siamo stati bravi, Molto bravi. Ok. quindi io lo chiuderei qui, perché questa domanda davvero mi ha un po' tipo buttato giù di No. morale, non pensiamoci, infatti, pensiamo che è andato benissimo, siamo stati nei tempi, non dovremo fare una terza parte, ma se loro vorranno farci altre domande nei commenti, Matteo risponderà molto volentieri perché adora questi video. Assolutamente. Ricordiamo che ti sei dimenticata del mio Ricordiamo che mi sono compleanno. dimenticata del suo compleanno e ora l'abbiamo detto a tutti, quindi questa cosa non passerà mai più inosservata. No, è detta pubblica. È pubblicamente, ho fatto il mea culpa, quindi vediamo se lui si ricorderà il mio. Beh, io È me lo ricordo. impossibile non ricordarsi il mio compleanno. Più che altro perché continuo io, continuo Stavo costantemente. per dire la stessa cosa. Anche perché tu continui da 10 giorni prima, a Anche dire di che più, mancano 10 giorni, poi quest'anno è mancano iniziato un nove, poi mese. ti svegli il mattino che è il mio compleanno, quindi uno anche volendo non può Io dimenticarsene. veramente chissà perché, mi piace tanto il compleanno. Penso che il compleanno forse mi piaccia più del Natale, cioè il mio giorno lo Sì, sento ancora di più del Natale, sei più capito? Sì, euforica, mamma ecco. mia, poi è un periodo bello, viene sempre dopo l'estate o comunque quando stiamo facendo l'ultima vacanza, non lo so, sì. Sì, quest'anno è iniziato proprio quasi all'inizio di agosto. Sì, ho iniziato a inizio agosto anche facendo il conto alla rovescia, i Cosa facciamo video. al mio compleanno? Manca un mese, non lo so. E poi comunque non lo so, ci tengo sempre a festeggiare quest'anno, tra l'altro ci sto Sì? già pensando, mancano mesi e Ecco. mesi, vedrete qualcosa di diverso perché ho intenzione di festeggiarlo in modo molto particolare, non ti ho detto niente ancora neanche a te, ma io penso nel Allora devo mentre. pensare anche io alle domande trabocchetto da farti Sì, adesso. per scoprire cosa voglio Esattamente. fare. Comunque, visto che eravamo riusciti a stare nei Non tempi, dilunghiamoci direi con la che conclusione. possiamo concludere. Quindi fateci sapere tutto nei commenti qui sotto. Noi smettiamo di Smettiamo di parlare. parlare, esattamente. Vi Vi mandiamo diamo un un grosso grosso bacio bacio e e ci ci vediamo vediamo al al prossimo prossimo video. video. Ciao! Ciao!